Ancora un incontro promosso dall'Associazione Eguaglianza 2011 nell'ambito delle iniziative legate all'Unità d'Italia. Presso l'Auditorium Regina Pacis di Molfetta si è tenuto un convegno sul tema «Uguaglianza e indipendenza della magistratura, le ragioni e l'attualità di un principio». Hanno portato la loro esperienza magistrati impegnati in prima linea, quali il dottor Raffaele Cantone, giudice di Cassazione e autore del libro I Gattopardi, Giuseppe Creazzo, procuratore della Repubblica di Palmi, e Antonio Maruccia, magistrato già commissario straordinario di governo per la gestione dei beni confiscati alle mafie. A coordinare i lavori il dottor Roberto Garofoli, magistrato e consigliere di Stato, il quale è promotore di queste iniziative anche in ambito nazionale. Ascoltiamo ora le loro testimonianze. Dottor Creazzo, l'importanza di sensibilizzare i giovani a questi temi? È fondamentale, i giovani ovviamente sono il futuro, sono la speranza, è fondamentale operare una rivoluzione di tipo culturale, perché le organizzazioni mafiose si giovano proprio di una base di consenso fatta di subcultura e nella migliore delle ipotesi di senso della assuefazione o della rassegnazione. Quindi è molto importante parlare ai giovani e far capire qual è la virulenza delle cosche delle organizzazioni mafiose, qual è il livello di penetrazione e soprattutto quanto l'operato delle cosche mafiose, delle organizzazioni criminali in genere, limiti la libertà di ciascuno di noi. È cambiata la mafia oggi? La mafia si adegua ai tempi e si evolve con l'evolversi dei tempi. È un continuo rincorrersi, ma ultimamente credo che le risposte non siano mancate nemmeno in Calabria, da dove vengo io. Lei che vive in prima persona queste problematiche, secondo lei c'è una soluzione? Si potrebbe fare qualcosa di più? Non è mai abbastanza quello che si fa. Diciamo che possiamo essere abbastanza soddisfatti perché negli ultimi anni sono stati inferti colpi durissimi. È evidente quello che dicevamo prima, che non basta la sola repressione per estirpare il fenomeno. Dottor Maruccia, qual è l'importanza di sequestrare i beni alla mafia? È il terreno decisivo nella lotta alle organizzazioni criminali. L'aggressione dei patrimoni di mafia e il recupero di quelle ricchezze è ormai consapevolezza comune, il nuovo campo sul quale deve spiegarsi l'azione delle istituzioni. Oggi non è più sufficiente individuare, sequestrare e confiscare i beni. Il terreno della sfida è oggi di riconvertirli, di destinare, di fare di quelle ricchezze occasioni di sviluppo, occasioni di buona occupazione per i giovani, esempio di una riaffermazione della legalità e del principio di responsabilità. È importante coinvolgere i giovani in queste manifestazioni o comunque in queste iniziative? Il coinvolgimento dei giovani è il progetto del quale l'iniziativa di oggi è un momento di festeggiamento del 150esimo, è determinante e credo che anche nell'utilizzo dei beni confiscati, il coinvolgimento delle cooperative giovanili realizzato sul territorio da tante associazioni e gli esempi importanti in tutta Italia, nell'Italia meridionale in particolare, stanno a significare che è proprio questo del recupero dei beni confiscati e del loro riutilizzo è un terreno di entusiasmo, anche di partecipazione entusiasta dei giovani, un terreno nel quale la legalità assume caratteri concreti e non è solo una parole astratte. Mi ha incuriosito tanto il nome del suo libro, perché? Noi abbiamo utilizzato, anche un po' approfittando dei 150 anni dell'Unità d'Italia, un titolo nobile che ha individuato un momento di trapasso, quello dell'Unità d'Italia, quello del Gattopardo di Tommasi di Lampedusa. E quel titolo ovviamente ormai è entrato come una sorta di luogo comune per indicare quelle cose che cambiano solo formalmente. E noi riteniamo, quando parlo di noi intendo io e Gianluca Di Feo, che i Gattopardi siano l'immagine della nuova mafia, di una mafia che ha cambiato la veste formale
che però non è molto meno pericolosa di quella che sparava in passato e forse per certi versi è persino più pericolosa. Dottor Garofoli, lei ci ha tenuto veramente tanto a coinvolgere i giovani in questa iniziativa, perché? Sì, in realtà questa è una tappa regionale di un'iniziativa nazionale che è stata inclusa nel programma ufficiale per le celebrazioni dei 150 anni e che si sta svolgendo in tutta Italia. E l'iniziativa è proprio, si chiama Un viaggio delle istituzioni a confronto con i giovani, con la classe dirigente del 2020. Noi abbiamo pensato che sia oggi di grande importanza, ecco, suscitare nei giovani soprattutto una coscienza critica, un'abitudine al confronto, e abbiamo pensato che le istituzioni si debbano confrontare con i giovani, debbano, come dire, scoprire le ragioni, capire le ragioni di una diffusa delusione che per nei confronti delle istituzioni, ce ne rendiamo conto, anche la nostra, l'istituzione giudiziaria, come dire, si avverte. E il tema che oggi esaminiamo è il tema delle regole della legalità e lo abbiamo scelto perché pensiamo che uno dei mali più gravi che affliggono la nostra società sia proprio quello della indifferenza, dell'assuefazione a fenomeni inaccettabili, e non mi riferisco soltanto a fenomeni di spietata violenza ma di illegalità diffusa alla quale noi cittadini spesso assistiamo più indifferenti che inermi nelle nostre città. E oggi partiamo, proprio sul tema delle regole, con la lettura di un passo di Don Tonino Bello, del 92 eppure di stringente attualità, un passo in cui Don Tonino nel 92, un anno drammatico per la nostra città, evidenziava l'importanza delle regole, l'importanza della la necessità che siano percepite in modo diffuso perché ci si possa sentire parte di una comunità, la necessità che ci siano autorità, autorità religiose, civili, amministrative, giudiziarie, che le regole le facciano proprie, ne chiedano l'osservanza, ne impongano l'osservanza. La necessità, in momenti soprattutto in cui si avverte un certo torpore delle autorità, che ci sia un risveglio, ecco, delle coscienze nella popolazione e quindi nei giovani in particolare.